Giro d'Italia del 1970, un giro nel segno di Eddy Merckx. Il Merckx che l'anno prima era stato cacciato dalla Corsa Rosa per la famosa vicenda del doping di Savona. Queste immagini invece si riferiscono alla seconda tappa del giro da Comerio a San Vincent. La maglia rosa avete visto sulle spalle di Franco Bitossi, vincitore della prima tappa da San Pellegrino Biandronno. Ma ecco un tentativo di fuga dell'indomito D'Ancelli con Italo Zilioli, come vedete è caduto nella prima tappa da San Pellegrino Biandronno, e poi coi due anche Polidori, una fuga che non avrà fortuna. Un Giro d'Italia che partendo da San Pellegrino viaggia subito verso la Valle d'Aosta, un giro un po' strano nel suo disegno, un giro che si corre quasi tutto al nord, quasi tutto nella zona dolomitica. La massima punta sud con un trasferimento aereo sarà infatti Terracina nel Lazio. E da Terracina si risalirà subito verso il nord. Ecco ancora Michele D'Ancelli, l'uomo della Sanremo dopo il grande digiuno, l'uomo che per natura va all'attacco, con lui Italo Zilioli e Polidori. Ma ecco il gruppo che reagisce nel finale e che riprende i tre. Qui siamo a San Vincent, la salita che porta alle terme dove è teso il traguardo della seconda tappa. Gruppo compatto ed allungatissimo, Franco Bitossi che difende la maglia rosa ed ecco lo sprint già lanciato. La telecamera della TV si mette in mezzo tra i primi. Lo sprint comunque non sarà contestato, anche perché, come state per vedere, non c'è nulla da fare contro la potenza di Eddy Merckx. Eccolo sulla destra in rimonta che esce, batte Bitossi e Zandegu e si aggiudica la seconda tappa della Corsa Rosa. Il giro resta poi in Val d'Aosta per la tappa che da Saint-Vincent porta proprio ad Aosta,